La città di Sala Consilina non rinuncia alle tradizioni e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid si sono svolti parte dei festeggiamenti in onore del santo patrono. Le confraternite salesi, che da sempre accompagnano i riti micaelici, si sono impegnati nel confermare anche quest'anno, nonostante le restrizioni anti-Covid, alcune delle tante tradizioni che caratterizzano la ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono di Sala Consilina. Dal 19 settembre una serie di eventi e celebrazioni hanno scandito le giornate fino al 30 settembre per la ricorrenza di San Michele. Quest'anno, tra i tanti rituali, è stata ripristinata la barca dell'angelo, la fiaccolata e la consueta processione del mattino dei fratelli di San Michele, che percorrendo il tragitto consueto della processione, i fedeli si recano la sera prima sul Monte Balzata al santuario di San Michele per poi procedere con la statua dell'arcangelo sino in piazza Umberto I, dove viene celebrata la Santa Messa, e rientrare poi in chiesa. La statua di San Michele, di solito trasportata l'8 maggio dai fedeli al santuario, quest'anno a causa della pandemia è rimasta ospite nella teca della chiesa. Le immagini ritraggono i momenti clou della giornata di mercoledì 29 settembre. I riti prendono vita tramite l'operato delle confraternite e dei comitati San Michele per augurare che l'annata sarà buona, un inno a ciò che verrà, rappresentato dalla girandola scoppiettante dell'Uviecchio e la Vecchia, dalla tarantella Rifratiedi al suono delle zampogne. I riti costituiscono momenti di memoria storica e ci raccontano che anche in momenti di difficoltà la festa patronale deve avere il potere di riportare alla mente di tutti sentimenti, ricordi e tradizioni che accompagnano la vita dei salesi e che spingono ad onorare le origini. Tra i rituali più suggestivi della festività di San Michele rimane il volo dell'angelo, dove il largo Ugo Bassi, su una fune di circa 8 metri dal suolo, viene fatto volare un bimbo vestito da angelo davanti al simulacro di San Michele per rivolgere invocazioni e offerte. Il rito dell'angelo quest'anno è stato rappresentato dall'opera degli organizzatori dell'angelo e da Mimmo Di Benedetto, tradizione che viene tramandata di generazione in generazione, con la vestizione del fanciullo, interpretato questa volta da Giuseppe Durante, che ha declamato i suoi versi invocatori nelle giornate di martedì 28 in chiesa e mercoledì 29 in piazza, in occasione della celebrazione della Santa Messa delle ore 12, che grazie alla presenza della Protezione Civile è stata possibile celebrarla in piena sicurezza. La messa, officiata da Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, ha coinvolto il pubblico presente con una toccante omelia, tra cui molto sentite le parole pronunciate dal vescovo, che ha dichiarato: è necessario combattere le forze del male, che sono sempre in agguato, pronte a manifestarsi in varie modalità al fine di confondere l'animo umano, che è debole alle lusinghe e alla sete di potere. E pertanto vi esorto, cari fedeli, a pregare con fervore il principe delle milizie celesti, l'arcangelo Michele, che a capo degli eserciti ha il compito di combattere il male.